possibile che nessuno presenti il nostro emendamento, lo presentano solo quelli dell'opposizione. Stamattina lo presentava Magorno, ma quello non viene considerato, perché se non lo presentano i 5 Stelle oppure dalla parte della Lega Nord, noi saremo fuori. Quindi saremo qui tutti uniti, non ci muoviamo di qua fino a quando non abbiamo risposte valide da parte di Roma, se no questi qua veramente dopo 23 anni che uno è arrivato già over a 60, dove cazzo devo andare? E quindi questo è quello che chiedo io. Una delegazione di lavoratori appartenenti al bacino ex LSU e LPU, aderenti alle sigle sindacali confederate e ad altri sindacati autonomi, ha bloccato la statale 106 all'altezza di Amendolara, nell'Alto Ionio calabrese. Quello che chiediamo a grande voce è la storicizzazione dei 50 milioni di euro, cosa che ad oggi il Ministero ha messo solo 21 milioni, e le deroghe assunzionali. Ad oggi ancora non abbiamo nulla di concreto. Per quanto riguarda il nostro emendamento che ci permette di avviare un percorso di stabilizzazione definitivo per la nostra vertenza. Siamo stanchi di sentirci presi in giro da ministri, da parlamentari che continuano a dire risolviamo il problema, ma quando poi chiamati in maniera diretta non conoscono neanche il testo di questo eventuale emendamento che dicono di voler presentare per risolvere il problema. C'è una disperazione ed è comprensibile tra questi lavoratori, non capiamo la ragione del comportamento di questo governo. Stanno scorrendo giorni importanti senza che arrivino notizie rassicuranti. Con loro anche l'Unione Sindacale di base, che per l'occasione è scesa in strada indossando un gilet giallo dal sapore transalpino. Se non ci dovesse essere qualche cosa di preciso, di concreto e di sicuro per i lavoratori, faremo come la Francia. Scenderemo tutti in piazza, per le strade, in tutti i posti con i gilet gialli. Stamani intanto il sindaco di Amendolara Antonello Ciminelli, in segno di protesta contro l'inerzia del governo, ha rassegnato le sue dimissioni da primo cittadino. Il mio è un gesto estremo, simbolico, importante, credo, che sono certo verrà seguito anche da parte degli altri sindaci, perché i lavoratori possono sentire forte la vicinanza delle istituzioni di prossimità che sono appunto i sindaci e i comuni. È certo ora che la protesta andrà avanti ad oltranza finché da Roma non giungeranno buone notizie. Marco Le Fosse per la CNews 24.